la tragedia di Palermo e le continue trombe d'aria, le grandinate estreme, i fenomeni climatici, le bombe d'acqua confermano la crisi climatica in atto e che il governo è totalmente assente sulla necessità di aumentare i sistemi di prevenzione, di allerta. Esistono sistemi di allerta meteorologico che permettono di avvertire la popolazione in tempo reale dell'emergenza in atto. Non possiamo affrontare la crisi climatica attuale con gli strumenti del passato. L'abbiamo detto anni fa, lo hanno annunciato gli scienziati, io ho cercato di parlare del piano di adattamento al cambiamento climatico che prevede non solo misure di lotta al dissesto idrogeologico, ma anche sistemi di allerta, di allarme, di tutela della popolazione che devono migliorare. Il governo deve rispondere, non si possono catalogare queste come tragedie inevitabili, ma bisogna intervenire per evitare i lutti e ridurre i danni.